Siamo qui stasera con Giuseppe Della Corte. Purtroppo non siete riusciti a prendere qualche punto contro la prima in classifica Sora. È stata una partita abbastanza impegnativa. Buonasera, direi parecchio impegnativa, anche perché la nostra squadra ha espresso un livello di gioco veramente notevole. Noi abbiamo lavorato durante la settimana per fare in modo che questo non succedesse, ma siamo stati un po' non eccellenti in alcuni frangenti e quindi ci siamo lasciati scappare un paio di set all'inizio. Però nel terzo ci siamo ripresi con gran forza, secondo me con gran cuore. E poi nel quarto ci sono stati alcuni errori di troppo che hanno fatto sprofondare, cioè far finire la partita nella direzione sbagliata. Adesso con l'anno nuovo partiremo con il girone di ritorno, speriamo di prendere qualche punto, insomma, di migliorare. Certo, ora la prima di ritorno sarà contro Brescia e è una partita abbordabile per noi, anche se comunque è difficile perché le squadre che sono in fondo tutte lottano per un punto e dobbiamo essere svegli, vigili per portare a casa questo risultato. Siamo qua con Paolo, il secondo mister della Conad Reggio Emilia, e dopo una partita che è iniziata un po' sofferente siamo riusciti a recuperare il terzo set e poi purtroppo il quarto set la squadra ha abbandonato. Sì, diciamo che il primo set non siamo esistiti in campo, poi dopo fortunatamente nel secondo abbiamo avuto già una reazione lì, peccato un paio di palloni che sono usciti di un non nulla, avremmo forse potuto provare a fare qualcosa, perché comunque risultati di 25-21, insomma siamo stati abbastanza in partita. Il terzo siamo stati bravi poi comunque a crederci, a giocare punto su punto anche quando loro hanno fatto un piccolo break, mentre il quarto sinceramente siamo veramente partiti malissimo, e quando poi giochi contro la prima della classifica è chiaro che diventa poi difficile recuperare quei 5-6 punti con cui siamo partiti male, insomma. Speriamo con l'anno nuovo 2015 di voltare pagina, di iniziare la partita in casa il 3 gennaio contro Brescia, speriamo di fare il meglio. Quello sicuramente, dobbiamo voltare pagina noi come squadra. Dobbiamo voltare la pagina anche per i nostri tifosi, perché credo che manchi la vittoria un po' da troppo tempo, quindi dobbiamo regalare almeno col 3 di gennaio, fare una bella epifania ai nostri tifosi, quindi mi raccomando, seguiteci, venite a incitarci, perché comunque sarà una partita importante, una partita che non dico che sia la più importante della stagione, però una partita che con una vittoria può dare la svolta per inseguire i playoff.